Centinaio? Esatto. Aspetti Gemma. Io concordo con quello che ha detto, sta dicendo Gemma, nessuno sta puntando il dito e nessuno sta facendo una questione di razzismo. Prima Fiano spiegava quello che succedeva nella Sicilia quando venivano presi i capi mafia, nessuno diceva che tutti i siciliani erano mafiosi, non l'ha mai detto nessuno e non, l'ha mai pensato nessuno. In tanti l'hanno detto, lo hanno pensato, poi io però... conosco bene la Sicilia e conosco dei signori siciliani che sono molto meglio di tanti della Val d'Aosta o della Lombardia. A me dicono che sono camorrista perché quindi, sono campana, ecco, quindi capisce che conosco un polentone, il tema. Quindi ognuno ha il suo, però penso che quando si parla di una questione di terra e di nessuno, è la verità, non si può dire di no. Non si può dire che, non si può non dire che molto spesso le forze dell'ordine non entrino in questi campi, non si, perché lo vediamo, l'abbiamo visto anche in molti servizi che mandate in onda anche voi, non si può non dire che gli assistenti sociali in molti campi, soprattutto nella periferia romana, non entrino più. Non si può non dire che c'è gente che manda i propri figli a elemosinare invece che mandarli a scuola. Non si può non dire che lì ci sono problemi di ordine pubblico. Questa non è l'Italia. Lì non è l'Italia, lì è la terra di nessuno. Non possiamo permettere che una nazione che pensa ancora di essere una nazione a livello europeo abbia situazioni come queste. Punto. Allora, posso intervenire? Diana, se puoi in un telegramma, però, perché devo provare ad andare avanti, prego. Allora, c'è un problema del fatto specifico di cronaca e c'è un problema generale che è la segregazione istituzionale e i campi istituzionali, se parliamo di strada dell'aeroporto e via Germaniano a Torino, sono campi regolari, istituzionali, guidati dal Comune di Torino da un bel po' di tempo, dopo che il Comune ha speso 5 milioni di euro nella giunta precedente, eccetera, eccetera, quelli campi ci sono ancora. Se io fossi amministratore di Torino mi vergognerei. Mi scusi, se c'è un problema di degrado di ordine pubblico eccetera eccetera, è lo stesso tipo di problema di ordine e di degrado che c'è in tutte le situazioni nelle quali le persone vivono nei ghetti e segregati in base etnica. Cioè, se partite dagli Stati Uniti, dei quartieri neri, a Brasile, nelle favela, chi ha mai detto eccetera, che devono essere segregati? Problema, diciamo, di una parte, ti compri una casa e vai a abitare una casa come tutti i cristiani, tutti gli italiani normali. Lì. Ma di cosa stiamo parlando? No, ma chi ha mai detto che i Rom devono essere segregati? Nessuno ha mai detto che i Rom devono essere segregati. Nessuno l'ha mai detto. Ti compri una casa come gli italiani normali, non come tutte le persone normali, e te ne vai a abitare come le persone normali, invece che voler andare ad abitare in situazioni del genere. Non sono io che voglio segregare le persone. Non riuscirò mai a mettervi d'accordo sul punto. Voglio salutare Gemma. La popolazione Rom, perché la maggior parte non vive nei campi. Diana, mi faccia salutare.